che impatta sul muro, ancora Iachetta, cerca il cross, arriva un tiro, Paniccia e poi il colpo di testa per il 2-0. Nicola Anavesso, davvero è studiato a tavolino, una Palmezza che gioca alta, da Tocano Avessio. Vantaggio maceratese, vantaggio meritato perché i biancorossi negli ultimi minuti allora Iachetta, traversone velenoso, allora Canavesio, e c'è il gol di Canavesio. Una traiettoria maligna e imprendibile. E come dicevamo per il 2-0, un altro gol sul calcio piazzato. Attenzione, in questo terreno al 94esimo della sfida, proprio tra la R Maceratese e l'Aurora Treia. Attendo qui, perfetto l'intervento in chiusura di Canavesio. Roman. Roma, ecco, lo chiamo Roman. Contrasto molto duro a centrocampo, alla fine Canavesio deve mettere in fallo laterale. Scorsi al nostro cronometro, sempre 0-0 il parziale con la Cittadinese pericolosa. Intanto attenzione a Gavaldi che finisce a terra. Ora sulla corsia di destra, attenzione al pressing, Giustozzi ancora una volta e poi il salvataggio sulla linea. Altro di Campana. Cittadinese che cerca adesso di ragionare con il pallone tra i piedi. Diarra. Al 90esimo attendiamo anche l'indicazione del tempo di recupero Cascianelli è il terzo attaccante come il terzo centrocampista come tre quarti.
Attenzione intanto all'iniziativa. Però ferma a insistere sulla corsia destra. Arriva un traversone a centro. Anticipo secco da parte di Nicola Scanavessio. Nell'area di rigore, sempre Gibbs che allontana. Meglio questa doppia occasione. Intanto Diarra. Assolutamente delle inutili perdite di tempo a 20 minuti dal novantesimo. Un altro lancio di nuovo Cernopiscio.